Chi può esplorare le sue grandezze? Chi può misurare la realtà in tutto il suo ordine, in tutta la sua immensità? Esplorare e misurare, credo siano due verbi che descrivono bene il modo in cui abbiamo negli ultimi secoli saputo indagare, esplorare appunto, misurare tutto ciò che siamo e ciò che ci circonda. Questa domenica, facendoci celebrare la creazione, non può non farci sentire in debito di riconoscenza verso tutti coloro che per passione, con lo studio e con l'impegno, quotidianamente si dedicano alla ricerca, vedono nascere forse fin da bambini dentro il proprio cuore la curiosità di capire come sono fatte le cose, come è strutturata la realtà, e hanno dedicato e dedicano tutte le loro forze. E noi possiamo vivere oggi meglio e diversamente, più consapevoli e anche più sicuri, grazie a questa passione che è diventata scienza. Questa consapevolezza che la realtà ha un ordine in sé, ha una misura, questa curiosità di scoprirne le chiavi, che poi porta anche a trasformarla, a piegare la realtà in modo che la vita possa essere appunto migliore, più sicura, si accompagna però nella Bibbia con un'altra coscienza, con un'altra consapevolezza, senza la quale tutto può diventare freddo e arido, e soprattutto possiamo diventare freddi, aridi, cinici noi, facendo diventare anche tutto quello che sappiamo, che conosciamo, strumento di morte anziché di vita. L'altra consapevolezza che accompagna Israele, insieme a quella di una realtà che ha in sé un ordine, una bellezza che suscita curiosità, che fa venire nel cuore dell'essere umano il desiderio di capire, è la consapevolezza che tutta la realtà è intessuta di misericordia. Se siamo figli dei greci, che hanno coltivato la ragione, e forse anche figli dei romani, che hanno inventato strategie, hanno organizzato il mondo, non dimenticare di essere figli di Israele vuol dire conservare dentro di noi questa domanda che si accompagna alle tante altre che abbiamo dentro: chi riuscirà a narrare le tue misericordie? Guardare come è fatto il mondo, scoprire come siamo fatti noi, ci fa rendere conto di quanto è larga la realtà, di quanto è generosa, di quanto non tutto è calcolato, di quanto c'è sempre di più del necessario, di quanto le cose non sono tutte organizzate come le organizzeremmo noi. C'è come un'imprevedibilità, una sorpresa continua, una continua riapertura delle cose che sembrano essere chiuse, un continuo potere nascere di cose nuove da quelle che sembrano finite. Più indaghiamo la realtà, e in fondo nella realtà più conosciamo il mistero di noi stessi, più ci rendiamo conto che non solo Dio ha compassione perché ci vede fragili, ma tutta la realtà è piena di passione, di misericordia, di una larghezza senza la quale siamo perduti, senza la quale la vita non potrebbe essere, senza la quale perderemmo il filo delle cose. Siamo qui a celebrare oggi il Signore della vita e a riconoscere che per non distruggere la creazione, che per viverla con lo spirito di Francesco, che anche nella prova ha saputo lodare il Dio che ha fatto ogni cosa e chiamare sorella, fratello, tutto ciò, persino la morte che gli veniva incontro, noi abbiamo bisogno di fare esperienza di come essere fragili non è spaventoso,
di come guardare il crocifisso, fare comunione con Lui, ci faccia stare nella realtà in modo umano, in modo giusto, non diventando dei distruttori del mondo, non diventando dei padroni o dei divoratori di noi stessi, degli altri, della realtà, ma appunto con quell'animo grato che Gesù nel Vangelo ha proposto a coloro che sanno vedere che Dio è ricco di misericordia, che la realtà ha in sé una logica, che è la logica dell'amore.